e te le esule, te le esule, oh yeah, te le esule che ti tira un po' su. Buongiorno a tutti da Tele Esule. Oggi affrontiamo un problema che riguarda migliaia di connazionali. È possibile aggirare i divieti di turismo nei paesi di fascia E e partire tranquillamente per l'estero, magari senza essere nemmeno vaccinati? Se sì, come? Forse con questo interminabile periodo di restrizioni, multe, minacce, ricatti morali, se non ti vaccini è come se uccidessi qualcuno, se vai in piazza a bere senza mascherina ci scappa il morto, eccetera, eccetera. Ed imbecilli che pur di non vaccinarsi sono disposti a diventare nazisti. Ci siamo dimenticati le mezze misure. Ma ci siamo anche dimenticati che noi italiani eravamo il popolo dei sotterfugi, delle scappatoie, degli aum aum. Ci sarà quindi un modo per partire nei prossimi mesi verso una destinazione lontana, sognata e desiderata, senza incorrere in sanzioni? Noi di Tele Esule l'abbiamo chiesto a uno dei massimi esperti nazionali del settore, l'escamotagista Guido Belli Imbriani. Nella sua lunga carriera di consulente, il professor Imbriani ha lavorato per il Ministero del Tesoro, il Monte dei Paschi di Siena, l'INPS, la Juventus, l'Inter, Sky, il Vaticano e l'Ilva di Taranto, e per VIP e personaggi della finanza internazionale. Professore, dove si trova in questo momento? Saranno un po' anche cazzi miei? Certo, certo. Le faccio subito la prima domanda, quella cui tutti vorrebbero avere la risposta. Come possiamo noi turisti uscire fuori dall'area Schengen senza vederci respinti al check-in o dalle autorità aeroportuali? Semplice, con un'autocertificazione. Sì, ovvio, questo lo sapevamo, però bisogna dichiarare il falso. Si rischiano fino a 6 anni di reclusione. Vabbè, sulla carta. Ma non c'è bisogno di dichiarare il falso. Ah no? No, basta amplificare e circostanziare la realtà. Interessante, e come si fa? Le farò un esempio. Tra le motivazioni del viaggio nei paesi in cui non è consentito andare per turismo, oltre alla residenza e al lavoro, viene elencata la possibilità di viaggiare per comprovati motivi di salute. Sì, sì, è scritto anche nelle eccezioni del sito del nostro Ministero degli Esteri, ma non credo sia facile giustificare un viaggio in paesi esotici con motivi di salute, no? Ma dipende, non si deve per forza identificare la salute con la situazione della sanità in quei paesi o con la bontà delle strutture, e nemmeno con i costi. Però possono esserci delle motivazioni che esulano da questi contesti. Una di queste, ad esempio, potrebbe essere la stitichezza. Ho capito bene. La stitichezza? Sì, la stitichezza, quando non riesci a cagare, no? Sì, no, no, non intendevo quello. Va bene, vada avanti, professore. Le sembrerà strano, ma, per esempio, ci sono casi di stitichezza che non si riescono a risolvere mai completamente con medicinali. Siano essi chimici, siano essi naturali. Gli unici rimedi, ed anche la scienza si è dovuta piegare a questo fatto, sono rappresentati da erbe autoctone che crescono solamente in determinati paesi e che per legge non sono importabili allo stato naturale, ma guarda un po', solo per essere trasformate in prodotti farmaceutici che poi solitamente non funzionano. E quindi bisogna per forza viaggiare all'estero per risolvere questo problema? Direi di sì, e molti specialisti possono confermarlo. Quindi approfittate di questa possibilità. Se si vuole viaggiare in Sud America, ad esempio, si può citare il boldo, una pianta dalle incredibili proprietà distensive. Perché poi sappiamo bene che chi non caga diventa nervoso, no? Ecco, per funzionare il boldo deve essere consumato direttamente in loco, con le tecniche di infusione argentine, cilene o uruguayane. E lo stesso può avvenire con la mchunga in Kenya.
La mucciunga è un'erba amarissima che in pochi giorni mette a posto l'intestino per mesi e mesi, ma altrove non esiste. In Vietnam, invece, si succhiano le radici di Heng De Gong. Ok, va bene, professore, abbiamo capito. E allora cosa bisogna fare? Si prendono queste radici, si puliscono con un coltellino, sa, i coltellini svizzeri vanno bene anche quelli, eh? No, intendevo per tornare sul nostro argomento. Va bene, di cosa stavamo parlando? Degli escamotage per poter viaggiare nei luoghi in cui attualmente è proibito andare per turismo, professore. Ah, certo, certo. Dunque, è semplicissimo. Intanto si prepara l'autocertificazione che dichiara motivi di assoluta urgenza legata a condizioni di salute, come da allegati. Nel 70-80% dei casi l'autocertificazione, come anche giusto che sia, e altrimenti a cosa serve, no? Chiederebbero direttamente i documenti, lo farebbero verificare in precedenza anche come condizio sine qua non per acquistare il biglietto, no? Insomma, l'autocertificazione non serve a niente, no? Non te la controlla neanche. Perché, se no, perché ti fanno prenotare il volo, preparare le valigie, sistemare il gatto dalla zia, arrivare in aeroporto per poi metterti i puntini sulle i. Ma sarebbe da stronzi, non conviene. Ma come si fa a convincere le autorità e le compagnie aeree che il problema è così importante? Ma è naturale che si debbano allegare dei certificati medici. Chi non ha un amico dottore farmacista? Si deve far menzione a farmaci, cure o terapie che non hanno funzionato. Allegare ricette, casistiche e infine i suggerimenti di reperire le erbe nel paese d'origine. Ma non c'è il rischio di essere presi poco sul serio? E qui arriva la parte fondamentale che il turista deve affrontare e saper sostenere. Con un possibile blocco intestinale e renale non si scherza. Viviamo in una società in cui nessuno si vuole più assumere le responsabilità di niente. C'è solo da perdersi. Quindi il segreto è essere estremamente sicuri di sé e delle proprie motivazioni. Chi si metterebbe contro una patologia? Oltretutto non sa quanti stitici ci sono in giro o che ne hanno tra i propri cari. È possibile che vi siano anche manifestazioni empatiche o comunque di solidarietà. Quindi partite tranquilli, cari connazionali. E quando arrivate in quei luoghi fantastici, fatevi una bella cagata liberatoria alla faccia di chi vi impone delle regole. Ringraziamo il professor Guido Belli Imbriani per il suo autorevole intervento, al quale per carità non ci associamo assolutamente, ma a cui era giusto dare voce. Grazie e arrivederci da Tele Esule. E tele esule, tele esule, oh yeah, tele esule che ti tira un po' su.